con Maria Paola Canepa per parlare della quinta edizione del Festival Incorti ad Artemia a Roma dal 29 novembre al 1 dicembre 2019. Ben trovata. Bene, Ciao Federico, come stai? Buongiorno. bene. È un piacere Grazie di questa sentirti. intervista anche per me, grazie Torniamo a parlare di Incorti, descriviamolo mille. Sì. a chi non lo conoscesse. Ogni anno facciamo un bellissimo festival di corti teatrali, cortometraggi teatrali, non cinematografici. E quest'anno la novità del nostro festival è che è diventato un festival nazionale, visto che fino all'anno scorso era aperto a compagnie e artisti di Roma e provincia. Invece quest'anno abbiamo cambiato un po' di cose. Infatti il logo è cambiato perché ci sono tante novità. È diventato un festival nazionale, quindi partecipano compagnie che arrivano da tutta Italia e in più abbiamo aggiunto anche dei premi. I premi sono miglior attore, miglior attrice, poi c'è il premio speciale del pubblico, dove fino all'anno scorso era soltanto un incentivo per le compagnie, era ricevere una targa, ma quest'anno invece chi vincerà il premio del pubblico avrà la possibilità di partecipare alla stagione teatrale del Centro Culturale Artemia durante la stagione del 2020, più precisamente ad aprile, in mezzo alla stagione. E poi c'è il primo premio, il miglior spettacolo, che oltre ad avere la possibilità di partecipare sempre in stagione, sempre ad aprile 2020, vince un premio del valore di 500 euro. Quindi tante novità e queste novità sono veramente state molto apprezzate perché ho ricevuto ben 45 proposte di corti teatrali. Ti assicuro che è stato difficilissimo scegliere quelli che andranno in scena. Anzi, ho dovuto aggiungere un corto a serata perché con tanta bellezza a disposizione non potevo aumentare i giorni, ma ho deciso di aumentare i corti. Quindi, e l'anno prossimo si vedrà, rivediamo anche l'anno prossimo la durata, perché a questo punto se la qualità e la quantità è questa, io avrei materiale per una settimana di festival, sinceramente. Allora, da questi 45, quanti sono quelli che andranno in scena? Andranno in scena 14 corti teatrali, andranno in scena 5 venerdì 29, 5 sabato 30 e 4 domenica 21. Perché 4 domenica 21? Perché domenica stessa, dopo l'ultimo corto, il pubblico e gli attori e tutte le compagnie saranno invitati ad abbandonare la sala teatro, andare al piano di sopra del Centro Culturale Artemia per una pausa, dove la giuria tecnica, che adesso ti racconterò chi sarà, decideremo chi saranno i vincitori dei premi. E quindi la domenica faremo anche la conta di tutti i premi, di tutti i voti del pubblico, e quindi ci sarà anche la premiazione quella stessa domenica. Cotto, mangiato e raccontato, tutto 3 giorni si consuma il fattaccio e poi venerdì successivo, il 6, se non sbaglio, sì, ci sarà la serata di gala dove replicheranno unicamente i corti che avranno ricevuto un premio. Oltre al voto del pubblico, come ti dicevo, ci sarà una giuria tecnica, no? La giuria tecnica, se permetti, ti racconto di come è formata, Va chi bene. sono. La nostra diciamo madrina della manifestazione e giudice è la signora Mirella Mazzeranghi, una grandissima attrice teatrale, nota anche fuori dall'Italia. Poi ci sarà l'attrice, regista e autrice Francesca La Scala. Poi ci sarà il notissimo critico teatrale Franco Vivona. E poi ci saranno uno dei nostri media partner, che è Chirolandia, ci saranno Andrea Alessio Cavarretta, che è un autore, ma è anche il direttore di Chirolandia, il blog culturale, e Giovanni Palmieri, che anche lui è uno dei direttori organizzativi di Chirolandia. E poi ci sarò anche io in giuria. Ci lasci tutti i riferimenti per saperne di più sul programma? Assolutamente, assolutamente. Sappiate, voglio dire pure che il bello anche di questa rassegna
che in 3 giorni il pubblico vedrà 14 corti teatrali in scena, ma 14 corti completamente diversi l'uno dall'altro. Sono messi in scaletta in modo tale che il pubblico veda veramente come si fa teatro e come si fanno diversi tipi di stili di teatro diversi, perché tutti i cambi scena e le scenografie, i cambi regia tecnica, tutto accade davanti al pubblico. È veramente un'iniezione di adrenalina teatrale all'ennesima potenza. Perciò per gli amanti del teatro questo festival è veramente una godurria. Allora, le serate sono venerdì 29 novembre alle ore 21, sabato 30 novembre alle ore 21 e domenica 1 dicembre alle ore 17:30. Tutto si svolge al Centro Culturale Artemia, in via Milcare Cucchini 38, il nostro sito, se chi vuole vedere e leggere più attentamente anche il dettaglio di tutte le compagnie può vedere sui nostri social network o anche sul nostro sito che è www.centroculturaleartemia.org. E per prenotare, che io consiglio vivamente la prenotazione perché i posti sono limitati e il festival è molto bello, quindi è meglio chiamare o inviare un SMS al 334-159-8407. E questo è quanto. Quinta edizione del Festival in Corti a Roma, ad Artemia, dal 29 novembre al 1 dicembre 2019. Un saluto e un ringraziamento a Maria Paola Canepa. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie mille Federico, un bacione enorme e grazie e un bacione e un saluto forte a tutti i tuoi ascoltatori. Vi aspettiamo. Ciao ciao.